Il secondo intervento di restauro, presentato in Sala Volpi il 1° settembre da Stefano Francia di Celle, ha riguardato la prima opera registica di Nino Manfredi, il cortometraggio L'avventura di un soldato, tratto dall'omonima novella di Italo Calvino, che narra l'avventura amorosa fatta di piccoli e audaci gesti consumata nell'affollato scompartimento di un treno tra un soldato e una bella vedova. In sala Erminia Manfredi, moglie di Nino, Emiliano Monreale, conservatore della Cineteca Nazionale, e Sara Masten, nipote dell'attore e organizzatrice dell'evento Nino, che nel decennale dalla sua scomparsa si propone di ripercorrere in un anno le grandi tappe della sua carriera, in un viaggio partito da Los Angeles a maggio che si concluderà a Parigi in ottobre. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa proiezione di Venezia Classici. Io sono Stefano Francia di Celle, come sempre, per le presentazioni di alcuni film restaurati, di alcuni documentari. Oggi abbiamo il grandissimo piacere di salutare e ringraziare nuovamente Erminia Manfredi. Sono qua per il secondo anno, tra poco le darò la parola e entreremo meglio nel progetto che stiamo presentando. E vi presento anche Emiliano Monreale, conservatore della Cineteca Nazionale, e Sara Masten, per la ONI e per la Dalia Events, che ha organizzato tutte le manifestazioni per celebrare la grande figura di Nino Manfredi, che si stanno svolgendo da molti mesi, che andranno avanti per altri molti mesi in tutte le parti del mondo, e ci racconterà poi qualcosa Sara. Lascio innanzitutto il microfono a Emiliano. Scusate, avevamo deciso diversamente, a Emilia Manfredi, grazie. Buonasera. Questo film è dovuto intanto, Nino l'ha fatto in onore di Orazio Costa, che è stato il suo più grande maestro di mimica. Dopodiché ha affrontato Calvino per ottenere questo racconto. Calvino non era convinto, perché riteneva ci fosse più un racconto letterario che un racconto filmico, ma Nino lo convinse. A film ultimato, alla prima proiezione, Calvino, man mano che il film scorreva, si sentiva scoperto dentro e scrisse una lettera a Nino dicendo: caro Manfredi, mentre il film andava avanti io mi sentivo scoperto dentro, ma ti devo dire che è molto più bello il nostro episodio filmico che il mio episodio letterario. Italo Calvino, quindi questo grande, e quindi la grandezza della bambinista. Emiliano Monreale. Grazie, questo film fa parte, come sapete, di un film a episodi, di trovare difficili, noi abbiamo scelto solo questo episodio, ovviamente, perché è il più bello ed è l'esordio di Nino Manfredi alla regia, lo resterà per lungo tempo prima di per grazia ricevuta. È un film che in realtà ho scoperto essere pochissimo rivisto, nonostante all'epoca avesse avuto recensioni strepitose, unanime, ricordo un inno di Mario Soldati all'epoca, e tante, una recensione veramente molto, molto favorevole. C'erano dei problemi, non c'erano copie in giro proiettabili del film, per fortuna, e questo è indice di quanto ci tenesse Manfredi a questo film, c'era una splendida copia personale di Manfredi, meravigliosamente custodita dalla famiglia Manfredi e mai proiettata, che ci è servita da riferimento per il restauro, anche perché il film è, tra l'altro, soggetto a un contenzioso tra aventi diritto, quindi questa copia è stata, come dire, dirimente. Quindi voglio ringraziare anche il laboratorio Fotocinema, che materialmente ha lavorato sul restauro, e soltanto questo, spero che apprezzerete. E io non ho avuto esitazione quando mi hanno detto cosa vogliamo fare di Manfredi. Dico grazie io. No, quindi il doppio ringraziamento alla famiglia Manfredi, perché, come dire, ha custodito tra l'altro i materiali come è meglio di una cineteca. Grazie. Buonasera, sarò brevissima. Io ho organizzato insieme a Camilla Benvenuti, la mia socia, e Carlo Mosso e Carla Lado della ONI, questa piccola follia chiamata Nino,
che è iniziata ad aprile di quest'anno per il decennale della scomparsa di mio nonno e finirà il 30 di novembre a Parigi. E abbiamo fatto varie tappe, Los Angeles, Roma, adesso faremo New York, Parigi, una grande mostra a Roma in autunno. E sono felicissima di essere qui stasera, devo dire, perché già l'anno scorso con Pane e Cioccolata è stata una grande soddisfazione, quindi vorrei ringraziare Stefano, Francia Di Celle, ovviamente Emiliano e tutto lo staff che ci ha seguito anche della mostra, devo dire, con le loro immagini bellissime, e la fototeca, sì, giustamente. Chi altro? Il nostro ufficio stampa, Regge Spizzichino, e poi niente, la mia socia ovviamente e tutto lo staff che si sta occupando di questa grande manifestazione. Soprattutto vorrei qua con me adesso Edoardo Leo, che è il nostro testimonial, che ci teneva ad essere presente oggi e ci leggerà un piccolo estratto di questa bellissima novella. Quindi passo la parola a Edoardo. Intanto buonasera, sarò brevissimo per lasciare spazio alle immagini, però ci sembrava giusto, proprio per capire il lavoro che ha fatto Manfredi su questa novella, leggerne un piccolissimo estratto, proprio per dare veramente risalto a quello che è riuscito a fare e a come ha potuto immaginare di fare una regia da un racconto come questo, che è L'avventura di un soldato. E dice: nello scompartimento accanto al fante Tomagra venne a sedersi una signora alta e formosa, una vedova provinciale a giudicare dal vestito e dal velo. Altri posti erano liberi, notò il fante Tomagra, e pensava che la vedova avrebbe certo scelto uno di quelli. Invece, nonostante la ruvida vicinanza di lui soldato, ella venne a sedersi proprio lì. Tomagra, giovane soldato di fanteria alla prima licenza, si rimpicciolì sul sedile per timore che la signora, così formosa e grande, non c'entrasse, e subito si trovò nell'ala del profumo di lei. Il sedile ferroviario era dunque abbastanza comodo per due, e Tomagra poteva sentire l'estrema vicinanza della signora pur senza il timore d'offenderla col suo contatto. Ma, ragionò Tomagra, di certo lei, seppur signora, non aveva dimostrato l'avere ripugnanza per lui e per l'ispido della sua divisa, se no si sarebbe seduta più lontano. E a questi pensieri i suoi muscoli, che erano rimasti contratti e rincagniti, si distesero liberi. La gamba del soldato aderiva ormai a quella di lei. Era pur sempre un contatto lievissimo, che ogni battito del treno bastava a ricreare e a perdere. Questo incontro di polpacci era prezioso, ma costava una perdita. Difatti, il peso del corpo era spostato e il vicendevole appoggio delle anche non avveniva più col docile abbandono di prima. Occorreva, per raggiungere una posizione naturale e soddisfatta, spostarsi leggermente sul sedile con l'aiuto di una svolta dei binari e anche del comprensibile bisogno di muoversi ogni tanto. Pure il suo corpo, per una lunghissima striscia, appoggiava a quella striscia d'uomo, che la signora non se ne fosse accorta. Tomagra decise di trasmetterle in qualche modo un messaggio. Contrasse il muscolo del polpaccio, come fosse stato un duro quadrato pugno. Poi, con questo pugno di polpaccio, come se una mano dentro volesse aprirsi, corse e bussò al polpaccio della vedova. Certo, questo fu un movimento velocissimo, appena il tempo di un gioco di tendini. Ad ogni modo lei non si tirò indietro, almeno per quel che poté capire lui, perché subito Tomagra, per bisogno di giustificare quel gesto segreto, aveva spostato la gamba come per sgranchirla. Ora bisognava ricominciare da capo. Quella paziente, prudentissima opera di contatto era perduta. Tomagra decise di avere più coraggio. Come per cercare qualcosa, ficcò la mano in tasca, la tasca dalla parte della donna, e poi, come distratto, non la tirò più via. Era stato un gesto veloce. Tomagra non sapeva se l'aveva o no toccata, un gesto da nulla. Pure adesso comprendeva quanto importante fosse il passo in avanti fatto, in quale rischioso gioco egli ormai fosse preso. Sul dorso della sua mano ora premeva l'anca della signora, in nero. Egli la sentiva gravare sopra ogni dito, ogni falange. Ormai qualsiasi movimento della sua mano sarebbe stato un inaudito gesto di intimità verso la vedova. Tomagra, trattenendo il fiato, voltò la mano nella tasca. Era una posizione impossibile, con un polso contorto. Pure oramai tanto valeva tentare un gesto decisivo. Così, con quella stravolta mano, lui azzardò un muovere di dita.
Non c'erano più dubbi possibili. La vedova non poteva non essersi accorta di quel suo armeggio, e se non si ritraeva e fingeva impassibilità e assenza, voleva dire che non respingeva i suoi approcci. E da lì la mano di Tomagra staccò un dito, il mignolo, e lo mandò ad esplorare in giro. Il mignolo strisciò sul ginocchio di lei, che se ne stesse zitto e docile. Tomagra poteva compiere diligenti evoluzioni di mignolo sulla seta della calza, ma si accorse che l'azzardo di questo gioco era senza compenso, perché il mignolo, per povertà di polpa e per impaccio di movimenti, trasmetteva solo parziali accenni di sensazioni, non serviva a concepire la forma e la sostanza di quello che toccava. Allora riattaccò il mignolo al resto della mano, non ritirandolo, ma addossando adesso l'anulare, il medio, l'indice. Ecco che la sua mano posava inerte su quel ginocchio di donna e il treno la cullava in una carezza ondosa.